Medico di famiglia o guardia medica è l'appello lanciato dall'assessore regionale alla sanità Sonia Viale a causa del picco influenzale che si sta registrando in questi giorni con un più 25% rispetto all'anno scorso. Intasati, pronto soccorsi. Guidava sotto l'effetto di stupefacenti, denunciata una donna di 45 anni che alcuni giorni fa ha avuto un incidente davanti alla stazione ferroviaria di Lavagna. È un maschio, il primo nato del 2017, il piccolo ha visto la luce la sera del 1 gennaio, poco prima delle 20. Tre ore dopo c'è stata anche la seconda nascita e anche in questo caso si è trattato di un maschietto. Buonasera dal TG Tigullio. Ieri la notizia di un caso di meningite a Genova, il secondo caso in Liguria dopo quello, vi ricorderete, della donna peruviana a Chiavari, però adesso c'è un picco influenzale, addirittura più 25% rispetto all'anno scorso in Liguria, quindi pronto soccorsi intasati, ma è arrivato l'appello dell'assessore regionale della sanità Sonia Viale che dice che prima bisogna rivolgersi ai medici di famiglia e anche alle guardie mediche per non intasare appunto i pronti soccorsi. Vediamo. Un uomo di 67 anni di origini indiane e residente a Genova si trova ricoverato da ieri all'ospedale Galliera per una meningite batterica da pneumococco. Anche se poco diffusa, ha detto il direttore sanitario del Galliera Giuliano Lopinto, la profilassi per le persone dell'entourage del paziente e per il personale dell'ambulanza che l'ha trasferita a Galliera è stata già eseguita. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata e il secondo caso di meningite accertato in Liguria. Il primo caso si era verificato a Chiavari, una donna peruviana, ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto malattie infettive del San Martino di Genova, è risultata affetta da meningite da meningococco di tipo B. Nel resto della Liguria, invece, perversa la comune influenza. Tutte le urgenze e le emergenze sono risolte, i casi più gravi sono stati presi in carico e a ora non risultano ambulanze che stazionino negli ospedali genovesi, ha affermato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Per gli altri codici c'è un allungamento dei tempi che in situazioni pandemiche come questa è fisiologico. L'emergenza è legata ad un'anticipazione di 20 giorni della patologia influenzale, cosa che non capitava dalle ultime 6 stagioni invernali. La situazione è monitorata e sotto controllo, ribadisce Viale. Tra il 25 e il 31 dicembre del 2015 i pazienti trasportati in ambulanza erano stati 1.600, mentre nel 2016, negli stessi giorni, sono stati 2.003, con un incremento del 25%. Viale, infine, fa un appello. Rivolgetevi prioritariamente al medico di famiglia o chiamate la guardia medica, specie nei casi di patologie gastrointestinali che rappresentano quasi la metà degli accessi. Convocate intanto per domani un incontro del gruppo operativo ristretto emergenze per fare il punto della situazione e predisporre ulteriori azioni di supporto. Cronaca: i carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno definito in stato di libertà per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti una 45enne residente a Serravalle Scrivi, in provincia di Alessandria. La donna, lo scorso 22 dicembre, mentre si trovava alla guida della propria automobile, provocava un incidente in piazza Torino a Lavagna intorno alle 3.30 di notte. Sottoposta al test tossicologico, è risultata positiva alla cocaina e ad altri stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la patente è stata ritirata. E adesso parliamo di un altro argomento, cambiamo decisamente argomento. È un maschietto, il primo nato del 2017 nel Tiguglio. È un maschietto, il primo nato del 2017 nel Tiguglio. Il piccolo ha visto la luce nella serata del 1 gennaio, poco prima delle 20 all'ospedale di Lavagna. Tre ore dopo c'è stata anche la seconda nascita e anche in questo caso si è trattato di un maschio. In entrambi i casi però la famiglia non ha consentito la diffusione delle generalità. C'è chi invece ha festeggiato l'arrivo della prima figlia nel giorno di San Silvestro. Una coppia chiavarese di origine albanese ha avuto Elisiana, nata poco dopo mezzogiorno del 31 dicembre 2016. La bimba pesa 3,160 kg e sta bene come la neonamamma che ha 25 anni. Lo scorso anno nella ASL 4 Chiavarese sono nati 758 bambini, di cui 87 solo nel mese di dicembre. I numeri sono in ripresa. Il record, registrato però qualche anno fa, è di 777. Mauro Agrimaldi, responsabile della struttura complessa di ginecologia, sottolinea come il dato sia in controtendenza rispetto all'Italia e al resto della Liguria.
Bruna Rebagliati, direttrice generale dell'ASL 4 Chiavarese, sostiene che questo è frutto del buon servizio offerto, sottolineando la possibilità di accedere alla epidurale 24 ore al giorno e la facoltà offerta ai padri di passare la notte con madre e neonato qualora ci sia posto nella stanza. Cambiamo ancora argomento. A fine 2016 è terminato l'incarico dell'architetto del comune di Chiavari, Giuliano Bernardini. Il sindaco Roberto Levaggi ha così provveduto alla nomina di un nuovo dirigente al vertice del settore 5, programmazione ed attuazione delle politiche urbanistiche. Le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando sono state 10. Verificati curricula, competenze e professionalità, la scelta è ricaduta sull'ingegnere Luca Bonardi, già dirigente a Sesto del Levante, con esperienza nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche e dell'urbanistica. Avrà un contratto fino al prossimo 30 giugno in modo da non impegnare la prossima amministrazione comunale, visto che il comune di Chiavari andrà ad elezioni per scegliere il nuovo sindaco. E adesso andiamo a Sesto Levante, botteghe storiche, locali di tradizione, 15 riconoscimenti nella città dei due mari. A 10 mesi dalla stipula del protocollo d'intesa si è concluso il percorso per il riconoscimento delle botteghe storiche e dei locali di tradizione di Sestri Levante. La città dei due mari è il primo comune dell'area metropolitana dopo Genova ad aver completato questa iniziativa. Le botteghe storiche sono 10 e rispettano almeno 3 dei 5 criteri previsti: abbigliamento rossi, ai pesci vivi pescheria, alimentari sanguinetti, antica osteria Pizzarello, barbiere by Cin, Garibotto elettrodomestici, ristorante Portobello e i 3 negozi di Rossignotti. I locali di tradizione sono invece 5. Non hanno i criteri previsti per le botteghe storiche, ma svolgono la propria attività da più di 50 anni. Sono il bar gelateria Bacciollo, la merceria Marzi, lo stabilimento balneare Bagni Lido, lo stabilimento balneare Segesta e la trattoria Antico Tannino. Gli esercizi storici, commenta il sindaco di Sesto Levante Valentina Ghio, sono un patrimonio di cultura e di ospitalità per le testimonianze, la storia che conservano, fanno parte essenziale del patrimonio culturale e commerciale della nostra città e svolgono una funzione importante di custodia di relazioni umane, di tradizioni e di presidio del territorio. Soddisfazione per la conclusione dell'iter viene espressa anche da Ascom e Confesercenti. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, la Regione Liguria ha sbloccato diversi investimenti. La Giunta ha varato il piano anticrisi che mette insieme una serie di misure a favore dell'occupazione e della formazione. In ballo ci sono 13 milioni di euro per azioni di politiche attive del lavoro. Tra le aree che riceveranno i finanziamenti figurano anche la Val Fontanabuona e parte del Tiguglio. Disco verde anche per 8 nuovi bandi del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Su proposta dell'assessore all'agricoltura Stefano Mai sono stati sbloccati a questo fine circa 27 milioni di euro. La Giunta ha poi approvato il progetto Smart Ticket, che prevede l'introduzione entro la fine del 2018 del sistema di bigliettazione elettronica. L'investimento è di oltre 22 milioni e mezzo di euro e la Regione ha stanziato infine 1 milione per il rinnovo delle 40 centraline attualmente presenti in Liguria per il monitoraggio della qualità dell'aria. Ieri abbiamo visto le immagini del Capodanno di Rapallo e Chiavari, oggi vediamo invece quelle di Sestri Levante. Auguri, buon anno! Auguri! Auguri!
Auguri! Maria! Ecco! Voi che siete qui numerosissimi come sempre, sono 5 anni che siamo insieme, che facciamo la festa qui nel nostro bellissimo centro. I miei 50 anni in questo momento, sperato. Che poi fossero 50 anni di età, sono 50 anni di musica. Vi auguro a chiunque 50 anni di buona musica. Abbiamo una bellissima canzone, fra 30 secondi, è lì pronta per farvi cantare tutti con noi. Risponde la magia, penso non solo mai, ripenso ancora a noi, a poche ore fa, quando parlavo insieme a te, quando tu eri con me, vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani stretto a me. Gianpaolo Roggero, presidente Ascom Chiavari. Gennaio, tempo di saldi, tempo di bilanci. Sì, i saldi incominciano il 5 di gennaio, è la data nazionale scelta dalla parte politica che decide queste date uniformemente per tutta l'Italia, con qualche piccola eccezione data giorno più o giorno meno. Chiavari si presenta con l'apertura anche serale, come di consueto, con si saldi chi può, ed è la speranza che sia, come dire, un buon saldo, un buon inizio. Si saldi chi può, ha proprio la data di inizio il 5. Esattamente, sì, il primo giorno, e poi c'è la continuazione nella serata fino alle ore 23 con apertura dei negozi. Quindi invece facciamo un piccolo passaggio per parlare del bilancio del 2016 che è appena trascorso. Come l'ha vissuto Ascom in prima battuta? Ma c'è stato un momento sicuramente di ripresa, i consumi hanno piano piano incominciato un po' a riprendersi, nell'ultima parte natalizia forse probabilmente un piccolo storno dovuto un po' forse al referendum, dovuto alle congiunture, alla situazione politica generale che ha un po' condizionato la parte finale del mese dell'ultimo mese di dicembre. L'auspicio per il 2017 è certamente quello che
Su Chiavari bisognerà certamente accelerare maggiormente per dare ancora più enfasi a quello che Chiavari rappresenta, cioè Chiavari città del commercio. Ha tutti i requisiti per poterlo fare questa città, ha un centro storico straordinario, i negozi sono sempre più appetibili dal punto di vista del consumo e dell'acquirente e quindi sicuramente i numeri ci sono. Bisogna forzare un pochettino di più la mano su alcuni atteggiamenti strutturali, amministrativi, politici che mancano. Il 2016 ha visto Ascom più volte sulle barricate, se mi vuol passare il termine, per nuove aperture di supermercati, per il cambio della viabilità, per i lavori che abbiamo qui dietro su Madonna dell'Orto. Ecco, un po' di difficoltà, qualche conflitto? Ma sì, fa parte del gioco, fa parte del nostro impegno che ci mettiamo ormai da anni in questo aspetto. Crediamo fortemente che Chiavari abbia come peculiarità il commercio e su tutti i fronti siamo sempre impegnati. Con difficoltà, è sempre più complicato, è sempre più difficile, l'associato, il commerciante è sempre più esigente e noi diventiamo sempre più forti e sempre più capaci. Programmi di Ascom per il 2017? Sicuramente la riqualificazione del centro storico, sembra quasi una frase fatta, una cosa trita e ritrita, ma è lì il punto vitale di questa città. Se noi riusciamo ad abbellire, a strutturare, a rendere il nostro centro cittadino confortevole per il consumatore e confortevole per chi ci vive, ma soprattutto per chi ci lavora, abbiamo sicuramente fatto tantissimo per questa città che aspetta da anni questo progetto di riqualificazione. Una battuta per quanto riguarda invece Giampaolo Roggero, cittadino e imprenditore di questa città. Gira voce che si impegnerà politicamente. È così? Non lo è? Ce lo può confermare o anche no? Anche no. Non deve essere Roggero Giampaolo un candidato in qualche parte a politica amministrativa. Deve essere questo messaggio che ho appena detto, una parte è questa, che è quello appunto del concetto del commercio su Chiavari. Laddove troveremo consenso da chi si sta impegnando politicamente su questo fronte, saremo contenti di poter dare tutta la nostra esperienza che ormai è decennale. Se ciò non avverrà, sarà un tanto un nostro grande malumore, un grosso dispiacere non solo commerciale ma di tutti i cittadini. Quindi si sente di dire che condividerebbe qualora ci fosse un'unità di intenti con l'amministrazione che sposasse la politica di cui ci parlava prima. È dovere dell'Ascom fare questo lavoro, è dovere dell'Ascom intervenire qualora questo intervento non c'è. Parliamo degli eventi legati alle festività natalizie che ormai sono imminenti e parliamo di quello che verrà organizzato nel comune di Framura, anche se provincia di La Spezia, ma è immediato questo comune nelle vicinanze appunto del Tiguglio. Cosa è in programma appunto a Framura per queste giornate? L'evento immediatamente successivo sarà la cena medievale la sera del 6 di gennaio, quindi il giorno della Befana. Avremo la cena medievale che si svolgerà sempre nell'oratorio, in località Costa, e sarà una vera e propria cena di rievocazione medievale, quindi le stoviglie saranno naturalmente di rievocazione, quindi di stampo medievale. Avremo tutte pietanze che richiamano quelle che sono le ricette dell'epoca e avremo una compagnia e diverse compagnie di rievocatori, di musici che appunto diletteranno i nostri ospiti durante la serata e nello specifico sarà presente la compagnia mercenaria della Merla, avremo della musica da taverna con i Prod Zopa e avremo anche uno spettacolo di fuoco in collaborazione con l'Hippocras Commende. Naturalmente questa è un'occasione non soltanto per cenare tutti insieme, per assistere agli spettacoli, ma sarà anche un'occasione per assistere a una didattica sugli usi e costumi gastronomici e sulla vita quotidiana del basso medioevo. Insomma, Framura non solo d'estate, quindi. Assolutamente, questo è uno dei grandi obiettivi che si pone l'associazione Framura Turismo, che è un'associazione fondata anche voluta soprattutto dal comune di Framura, dall'amministrazione comunale. Diciamo che uno dei grandi obiettivi, delle grandi sfide che ci poniamo è proprio quello di destagionalizzare quelle che sono le nostre attività, i nostri programmi, i nostri progetti.
tutti, sempre naturalmente in collaborazione con il patrocinio del comune, che crede molto in questa associazione e che davvero fattivamente, sia economicamente che in modo convinto, ci appoggia e ci sovvenziona per tutta quella che è l'attività di promozione turistica e di organizzazione eventi. A questo proposito voglio ricordare velocemente che Framura Turismo sarà presente nelle maggiori fiere di promozione turistiche, non solo nazionali ma anche internazionali. A metà gennaio saremo presenti alla fiera di Utrecht, sarà un'occasione importantissima per promuovere il nostro territorio, e a fine febbraio saremo tra i protagonisti della fiera che si terrà a Sestri Levante. E siamo appunto, voglio ricordare, un grande orgoglio per noi ricordare che siamo tra i tre comuni fondatori del trasferimento di questa grande fiera da Lugano proprio a Sestri Levante, insieme al comune di Sestri Levante e di Chiavari. Quindi questa è una cosa a cui teniamo moltissimo. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV. Ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà domani alle 12.45, alle 14.15 con il TG Tiguglio Gente, quindi con Marisa Spina, mentre in serata andrà in onda il TG Tiguglio tradizionale alle 19.30, alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani, mercoledì 4 gennaio. Mattinata all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Aumento della nuvolosità per la presenza di un flusso umido meridionale che in serata lascerà nuovamente spazio all'ingresso di venti settentrionali. Mare da mosso a poco mosso a partire da Levante in tarda mattinata. In nuovo aumento fino a mosso in serata. Venti in mattinata in prevalenza da sud-ovest tra deboli e moderati. In rotazione fino a moderati nel pomeriggio. Umidità su valori medi. Le temperature previste sulla costa tra 6 e 13 gradi, nell'entroterra tra -3 e 9 gradi.